Sconfitta beffarda per l'Aquila che cede di misura 1-0 al Villa San Filippo, al cospetto di una San Giustese che è il simbolo del cinismo, sfrutta l'unica vera palla gol creata e incassa i tre punti. Match winner ancora Laringe, già decisivo nel derby di Recanati. Per l'Aquila una giornata no, diverse le occasioni mancate dell'11 di Battistini che non riesce a svoltare in trasferta, dovendo così per il momento riporre prospettive di alta classifica. Tra i rossoblù due le novità rispetto allo schieramento visto con i nero stellati, Pupeschi e Fabrizi al posto di Marra e Padovani, ma è Valenti il più ispirato e sulla sua corsia di riferimento mette in difficoltà il difensore di casa Sant'Agata. Al settimo proprio Valenti serve Boldrini che calcia a colpo sicuro ma scheggia la traversa. Un minuto dopo Valenti ci prova in prima persona direttamente da calcio franco ma Chiodini dice no. L'Aquila domina, ma la prima opportunità dei padroni di casa viene trafitta. 23esimo, Moccia lavora un pallone e serve Marfella, il quale mette in mezzo per la corrente Laringe che insacca da pochi passi. 1-0 San Giustese e l'Aquila che dopo alcuni minuti per metabolizzare la rete reagisce. Poco prima della mezz'ora Valenti ci prova da piazzato, ma Chiodini non si fa sorprendere. Il portiere marchigiano è attento anche al 33esimo, quando salva sul colpo di tacco di Fabrizi, innescato dal cross di Steri. Nel corso dell'intervallo Battistini provvede ad un doppio cambio, Boucher e Padovani al posto di Boge e Fabrizi. Al decimo tocca anche a Ruci che prende il posto di Brenci. Per l'Aquila è sostanzialmente un monologo contro una San Giustese che si difende ma è assistita dalla buona sorte quando al quarto d'ora Sieno serve Padovani, il quale centra in pieno il palo. I cambi si susseguono e l'Aquila torna a farsi pericolosa intorno alla mezz'ora, due volte con Sieno. Il primo tentativo è neutralizzato da Chiodini, sul secondo non ha migliore fortuna. Le ultime speranze dell'Aquila in pieno recupero si infrangono sulla coriacea difesa della San Giustese che vanifica la combinazione Boldrini-Rucci sugli sviluppi di un piazzato. Tre punti per la San Giustese che resta al secondo posto in scia della capolista Vispesaro. Per l'Aquila un pomeriggio amaro e la prossima settimana si riaprirà con le note vicende societarie e un closing che allo stato resta un'incognita. Ma lamentarsi così continuamente mi dà quasi fastidio, abbiamo sbagliato in occasione del gol, ecco, voglio rimarcare l'errore che abbiamo fatto in occasione del gol e la poca cattiveria abbiamo messo nelle conclusioni, però insomma anche con poca cattiveria quando noi fai una decina credo che qualcosa si dovrebbe fare. Farroni credo non abbia sporcato i guanti manco oggi, quindi la partita è stata eccellente dal punto di vista dell'intensità, del dinamismo, dell'organizzazione tattica. Abbiamo concesso pochissimo a una squadra che invece ha fatto dell'ottimo calcio prima di oggi, e davvero oggi non abbiamo concesso neanche 5 minuti di calcio e però andiamo a casa con 0 punti, quindi complimenti a chi ha vinto. Mi spiace vedere scene dei palloni che spariscono, la cartapalle ci sono poi spariscono, cose del genere, mi dispiacciono davvero, ma grazie a Dio da noi c'è sta lo stadio piccolo che non scappano quelle cose, però il calcio di quarta serie è questo, la colpa è la nostra di concedere un gol a un avversario che poi dopo giustamente l'ha difeso in ogni maniera e alla fine ha portato a casa 3 punti. Però spero insomma che questa sconfitta ci dia della rabbia positiva, non ci faccia cadere, non parlo di depressione, però ci faccia perdere fiducia a noi stessi, perché la via è questa, se la palla la tieni per 89 minuti difficilmente puoi perdere una partita. Oggi è successo, speriamo che miglioreremo in certe piccole cose e ci consentiranno di raggiungere più risultati, soprattutto fuori casa. È una vittoria che vale doppio contro una corazzata, perché oltre agli 11 che hanno giocato all'inizio, quando hanno fatto i cambi, a me sono sembrati devastanti. Abbiamo ottenuto un risultato troppo importante contro una squadra che secondo me è di una forza incredibile. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, soffrendo all'inizio, ma poi dopo abbiamo avuto il coraggio di giocare, di cercare di pulire tantissimo il gioco, cercando di fraseggiare, cercando di non dargli la possibilità di giocare fisicamente, perché eravamo nettamente inferiori. Il primo tempo l'abbiamo fatto scivolare via bene, poi il secondo è stato di totale sofferenza, meritavano chiaramente il pareggio, questo è sottinteso, però ci prendiamo i 3 punti che è la cosa più importante oggi contro una squadra che ci è superiore. Altri 3 punti che mettiamo nel taschino che ci servono per arrivare il prima possibile alla quota salvezza, perché quando poi si incontrano queste squadre qui ti rendi sempre più conto che forse è meglio preoccuparci il prima possibile da mucchiare punti per salvarci.